Buonasera, ho prenotato un tavolo nel mezzo al pubblico di Cuochi e Fiamme. Mi metto qui, va bene. Nemmeno allo stadio sono tipo così. Benvenuti amici della Sette, questo è Cuochi e Fiamme, questo è il pubblico romano, romaresco, verace, ma potete venire anche voi, basta scrivere www.cuochifiamme.la7.it. Tutti vengono qua per dare un bacio e vedere come si è vestita e abbigliata oggi la nostra Xaba dalla Corsa. Grazie Simone. Ma nessuno può darlo il bacio, è sposata. Io invece me la spupazzo tutto il giorno. Francesca Reggiani. Grazie. La nostra attrice e imitatrice, perché quando mi fa Maria mi viene proprio a... mi blocco. Allora, adesso, silenzio per favore. Simone, no, ragazzi, scusate, Simone è bravo, prenditi la puntata e vai. E vado? Vai. Allora vado a presentare il mio amico Barù. Bravissimo. Buon gustaio giramondo, cresciuto nei posti più assurdi, ma tutti belli, chissà perché, tutti per belli fortuna. Della UA. L'uomo che ha sempre l'esca giusta, Simone Ruggiati. E a Barù abbiamo la stessa passione, la pesca. Vado, perché oggi, signori miei, abbiamo una sfida in famiglia, zia e nipote. Ciao. Carla, ciao Carla. Da dove vieni e che lavoro fai? Allora, io vengo da Benevento, e però lavoro adesso a Roma in una scuola, in un liceo, e sono un assistente tecnico. E sei una strega? Sì, una strega certificata. Poi vi spiegheremo cosa vuol dire, non l'ho capito neanche io, me l'hanno detto i miei autori dietro, mi hanno detto dagli pure della strega, ho detto carino, sì, come ingresso. È una strega, anche la nipote. Ciao Ludovica. Piacere. Ciao, sei streghetta anche no, tu? No, io niente, non sono strega perché non sono nata a Benevento. E dove sei nata? Ad Anzio, provincia di Roma. C'è il pesce non buono Anzio, sì, però. Decisamente. Okay. E sei ansiosa? Ti un vedo? Po'. Non è una battuta stupida. Ma qui, lavori, studi? Studio alla Sapienza a Roma, scienze farmaceutiche. Che brava. Ok. Beh, prima facevano gli intrugli le streghe, adesso le facciamo in farmacia. Insomma, il lavoro sì, poi è sempre quello. Poi spieghiamo cosa vuol dire. Vabbè. Allora, c'è anche una scommessa in atto? Sì. Sì? Sì? Ok, succede spesso quando c'è la sfida in famiglia. Iniziamo senza punti. Chi fa meglio sceglie dopo. Manualità. Se siete tristi, molto tristi, veramente tristi, potete farvi una sleppa di pane con la crema spalmabile al cioccolato. Ovvero, questa è una prova di manualità, non è una ricetta, dovete tagliare in maniera precisa, dritta e parallela la baguette e spalmarla in maniera omogenea con una spalmabile al cioccolato. È una roba semplice. 2 minuti, via! Attenzione alle dita, attenzione alle dita. Ah, brava. È dura? Un po', è di più. Aspetta, tira sulla baguette. Oh, grazie. Ci mancherebbe, così non scivo. Già tagliata, vai. Vai. Zan zan. Chi lo fa prima vince. Perché farlo meglio è difficile da definire. Quanto? Barù, come stai? Ti sei un po' aperto le vie? Sto un po' meglio, grazie. Se mi si sono liberati. Sai che se lo giri al contrario spalma meglio? Cioè, se lo utilizzi dalla parte più sotto, esattamente al contrario, sì, viene meglio. E vabbè. Si vede chi ha preparato tante merendine ai nipoti, eh? Si vede. Bravo. Quello lo facciamo perché è lo snack di Barù per una puntata e l'altra. Giusto. Sei goloso di cioccolato o no? Di spalmabili o no? Non troppo. La mangio, ma non ce l'ho a casa. Se volete comprare una spalmabile al cioccolato, dovete vedere se sugli ingredienti c'è scritto che c'è il cioccolato dentro. Perché spesso e volentieri è olio di palma montato e tenuto insieme da lecitina di soia, diversi aromatizzanti e cacao in polvere. Le percentuali vanno dall'ingrediente iniziale, che è quello più alto in percentuale, fino a quello che ce ne sono meno. E spesso e volentieri il sapore di cacao o di nocciola, se c'è, è tipo il quinto ingrediente. Fate voi. Il primo è lo zio. Detto questo, andiamo su. Non vengo nemmeno lì, perché ha finito prima la zia, la strega Carla. Ciao Carla. Conosco anch'io una Carla che è una strega. Davvero? Ma è un altro discorso. Allora. Allora, ho un po' paura.
Anche se sei una strega, qua magie sarà difficile farle, però si possono fare anche in versioni veloci. Paella o chili con carne? Spagna o Sud America? Sud America mi piace molto di più, quindi chili direi proprio di Torniamo più. Anche sulla battuta di prima, benissimo, ci piace. Chili con carne, bello caldo e piccante, questo è il piatto base per una prova di abilità. Allora, un bell'umido di carne, si può fare anche di pesce se volete, però insomma la ricetta originale prevederebbe carne. Carla ha vinto la prova, 45 secondi per la dispensa, il campanello serve per tornare dentro se vi siete dimenticati qualcosa, altrimenti lo lasciate per un aiuto manuale del sottoscritto. Fatelo bello piccantino perché ci piace. Via! Bene, Ludovica, tu hai perso, quindi devi stare lì altri 15 secondi. Non fare la furbetta. Macinato di... Carne di manzo. Manzo, uvetta. Uvetta, carne, poi fagioli neri, peperone. Ma dove vado io? Dove vado se non do la ricetta? Vai Ludo, entra dentro. Baru, mi aiuti? Vabbè, ho poco tempo. Allora, facciamola così. Un peperone rosso, un peperone giallo. La faccio un po' più mediterranea. Un peperoncino o più di uno alla pegno, quindi quelli verdi non troppo piccanti. Un peperoncino invece, vostra scelta, rosso, sempre fresco, piccante. Olio extravergine. Prendiamo, gli diamo un po' di grasso. Gli mettiamo della semplice pancetta o del guanciale. Poi prendiamo macinato misto. Facciamolo solo di manzo. Macinato di manzo. Concentrato di pomodoro, triplo concentrato di pomodoro, polpa di pomodoro passata, anzi passata meglio ancora. Facciamo così, mettiamoci dei semi di finocchio dentro, che daranno una roba particolare, e brodo di carne. Basta, lo faccio così. Ah, e fagioli se volete. Però quello... Ah, qua ci sono i fagioli. Fagioli neri per Carla, fagioli cannellini per Ludovica, macinato di... Tacchino, quindi anche di carne bianca. Vedo un taco shell lì, adesso lo raccontiamo. 10 minuti, via! Aggiungete in grafica anche i fagioli, perché me li stavo dimenticando. E mettiamo, che fagioli mettiamo? Per farla un po' diversa, mettiamo i fagioli con l'occhio, che non li mangio da un bel po'. Sono quei fagioli con la macchiettina nera, se no un altro tipo di fagioli, che siano piuttosto compatti, perché devono tenere un po' di cottura. E... tagliarmi un pochino di visto cipolla, che sono arrivato, e carota. Esatto, brava, perché visto che sono arrivato lì un po' distratto, perché io ripeto che me le tiro fuori un po' al momento, le ricette, in modo da essere un po' conseguenziali, anche perché sono cose semplici, ovviamente anche se danno carota e cipolla di fondo di cottura me l'ero scordato. Sì, però le facciamo cuocere una pentola diversa insieme alla carne. Ma devo tagliarle, no, pulirle e tagliarle io? No, no, metterli qua dentro al frullatorino. Perché così le facciamo frullare un pochino, scusami. Perché le frulli? Perché altrimenti non abbiamo tempo di farle cuocere sufficientemente. Dipende allora, come le taglio. Sì, tu sei più bravo, dimmi. No, perché se sottile. Si taglia sottile rimane meglio. Se tu le frulli tiri fuori anche succhi, da qua. Come che vuol dire che le cuocerai in pace? Cioè ti stai velocizzando perché un po' le vorrei fasi, fare in no? Una pentola separata dalla carne, perché altrimenti ho la paura che non ce la facciamo. Invece con la carne che va da una parte, il sedano, carota e cipolla dall'altra, poi le uniamo a un certo momento e riusciamo a ottenere quella che è la cottura. Hai detto un pezzettino di cipolla, vero? Sì, non tutta, assolutamente. Ok, metti sulla padella per favore, per gli odori. Eccola. Quindi pezzettino di cipolla, poi hai detto sedano e carota, okay? Ok. Allora, adesso spieghiamo un po' come mai sei una strega. Quando si fanno i fondi io tolgo anche i fili dal sedano. Allora, Benevento, la storia dice che le streghe appunto si ritrovavano sotto un albero olio. Di poco sì okay. E quindi le streghe si trovavano sotto un albero di noce e quindi preparavano tutte le loro pozioni magiche per poter diciamo conquistare gli uomini oppure altre cose, e quindi è famoso questo per poter ma quindi al contrario potrei ho messo prima la cipolla sì. La cipolla cuoce di più ha bisogno di più cottura, ma okay. Quindi tu potresti farmi anche una pozione magica con i più che per conquistare gli uomini, per tenere buone le donne? Quella è un po' difficile da fare, perché noi donne siamo tutte un po' streghe, quindi forse è un po' più difficile. Ma tua nipote mi ha detto di no. Ha detto che lei non si sente per niente strega. No, lei è brava, non ha preso dalla zia. Allora, carne di manzo che si sta asciugando un po' in padella.
Okay? Ok? Tritino di sedano, di cipolla che si sta già stufando con il sedano e la carota. Io te l'ho tagliato a pezzetti. Grazie. Perché nel chili con carne si vedono i pezzettini e le verdure. Se li frulli si perde un po' questo effetto. Tanto se ne serviva pochino, abbiamo fatto abbastanza, relativamente presto. Okay. In quel peperone che tu hai tagliato a metà, già cotto, togli bene i semi. Sì. Questo mixer quindi non serve più, se lo tolgo, usa bene le spezie perché le spezie sono fondamentali. Paprika e curry? Sì, paprika e curry e anche un po' di curcuma. E poi metti tutto qua dentro, fai una tipo... Sì, una piadina con dentro un po' di insalata e anche la carne dove ci ho allungato sia i peperoni che i fagioli. Mettiti una padella larga perché queste qui vanno scaldate prima di arrotolarle. Okay. Allora, Ludo... Che mi fai tu qua? C'è della pancetta che si sta stufando, vero? Sì, con che cosa? Insieme a cipolla e friggitelli, peperoni friggitelli. Ok, e quindi un bel profumato, anch'io userò la lapegno, che è un peperone verde non troppo piccante, molto profumato. Questa carne che si sta tostando te la spezzetto un po'? Sì. Okay. Grazie. Tu hai usato tacchino, quindi è molto più magra. Sei una ragazza che cucina stando attenta anche alla... Non troppo, però cioè, ho scoperto qualche intolleranza un po' di tempo fa, tra cui la carne rossa, e quindi ho imparato a mangiare il tacchino perché il sapore mi piace più del pollo. È buono, il tacchino è buono, basta sempre prenderlo buono, anche perché di grasso qua ce n'è, perché c'è la pancetta, cipolla. Okay. Questo è brodo? Sì. Ci bagnerai, come fai? Cosa fai? Non ora lo fai metterò... rosso tu, quindi? No, senza sicuro metterò il macinato qui dentro e aggiungerò i fagioli, faccio rosolare un po' di spezie e impiatto. Tu hai impastato i cannellini? Sì, alcuni sì, perché creano un po' una cremina un po' più buona insieme al brodo. Molto bene, molto bene. Io l'ho fatto rosso, lo faccio con il pomodoro e vado a finirti dalla ricetta, perché ho fatto un macello prima, non stavo pensando che dovevo dare la ricetta, quindi te l'ho spezzettato. D'accordo, grazie. Nella grafica verrà aggiunto poi dopo il sedano, carota e cipolla che non vi ho detto prima. E quindi sedano, carota e cipolla tritati anche a dadini, tipo una mirepoix. Li faccio andare in un tegame a bordi alti e sul fondo anche bello ampio. Tipo, non lo stanno usando loro. Faccio andare per circa 7-8 minuti questo fondo di cottura. Poi dopo aggiungo, quando ho già stufato, aggiungo i peperoni rosso e giallo che faccio pelati a crudo con il pelapatate, tagliati a falde e privati di semi e filamenti interni, tagliati a cubetti, perché di solito poi lo vado a mettere dentro a qualcos'altro, quindi a dadini. L'alapegno lo taglio in due per lungo, privo anche quello semi e filamenti e lo faccio anche quello a pezzettini. E lo stesso il peperoncino, quello piccante, quindi anche quello senza nulla dentro, è tagliato, quello lì tritato finissimo. Prima metto il piccante, faccio insaporire con l'olio e poi metto gli altri peperoni. Li lascio un pochino indietro perché la cottura sarà prolungata. Quando il mio fondo è pronto, tolgo tutto, metto nel fondo del tegame a secco la carne, il macinato di carne, in modo da farlo prima di tutto tostare, un po' come stanno facendo loro. Sale, pepe, riaggiungo il fondo di cottura e poi comincio. Concentrato di pomodoro, sciolto in un pochino di acqua, in questo caso del brodo di carne, e poi la passata di pomodoro. Faccio sobbollire il tutto. Se volete velocizzare un po' la cottura, bravo, mentre preparate il fondo, fate restringere il pomodoro a parte, velocizzate un po'. Di olio sul fondo un po' ce n'è, perché poi il grasso che nel fondo di cottura sarà dato dai pezzettini di guanciale, di pancetta, vi dicevo, usate un po' un salume che vi pare, a volte metto un pezzetto di cotena di prosciutto se non ho altri grassi per dare il sapore, comunque fatelo sciogliere insieme al fondo, darà una bella spinta a tutto. Dicevo, il pomodoro con la carne si fa come se fosse un ragù, i fagioli li cuocio ovviamente a parte. Se comprate fagioli precotti, sciacquateli bene dall'acqua di conservazione. E dicevo, i fagioli all'occhio non li trovate precotti, si lasciano in ammollo, si preparano prima di mettersi a fare questo tipo di ricette e si cuociono da ammollati, dipende da quanto sono grandi sti fagioli, in acqua in acqua e basta, in acqua naturale. Se dovete farli in altro modo, fate salvia e aglio, in questo caso non serve. Li aggiungo a metà cottura della carne e faccio sobbollire il tutto piano piano, deve fare gli occhiolini con coperchio socchiuso in modo da trattenere anche i profumi volatili. Sale, pepe, mi sono scordato qualcosa, visto che ho fatto un po' un macello prima? No, a me piace così, poi lo potete mangiare con le tortillas, lo potete mangiare a mo' di burrito, lo potete mangiare semplicemente con anche della polenta piastrata, è sempre una sorta di ragù legato molto profumato. Di spezie non ne ho messe io, perché un po' di paprika dentro minimo ci va, ok? Ho fatto un po' un macello.
ve la metteranno a posto in grafica. Comunque il succo è quello. A me piace tantissimo quando lo faccio piccante, servirlo così anche con una cucchiaiata di yogurt che rinfresca un po'. Mancano 16 secondi, ma siete tutte e due in tempo, mi pare. Vero Ludo? Sì. Tu hai fatto dei tacos? Sì, dei tacos. 8 secondi. Sì, però vabbè. 4, 3, 2, 1, stop. Ma bravissimo. Brave. Il tempo brave. Spaccato. Brave, brave, brave. Brave, brave, brave. Brava streghetta. Brava la mia farmacista. Allora. Non morì prima. Mai una volta brave. Che ne facessero uno in più per me. Brave. Nome del piatto, Carla. Chili a modo mio. Che fame che c'ho, che fame. Quando... Fagioli neri, carne di manzo, peperone rosso già cotto. Di spezie hai usato curry e paprika, giusto? Sì. E anche un pochino di curcuma e dell'uva passa. Sembra che ti piaccia. Sembra piacerle, signor Barù. Sì, mi piace molto. Bello, umido, il gusto c'è, l'uva passa mi piace. Ci sta. Sì, 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 si sente, poi ti dà quel piccante, ogni tanto ti dà quella consistenza diversa che è di dolcezza. Sì, di dolcezza e a me anche il tatto in bocca proprio. Brava, che ti devo dire. Certo, va da sé che questo piatto fatto più con calma, fatto sì. Cuocere dolcemente, sì. Cambia proprio anche la carne si riprende i suoi succhi, se lo fate riposare un po'. 10 minuti. Però in 10 minuti l'hanno fatto. Tanta roba. Avevi solo il peperone cotto di linea, basta, solo. Vero? E i fagioli. Fagioli neri qua. Sì. È molto buono e ben cucinato. Punto. Sì. Per me è piccantino, ma è piacevole. Poi, se capisco bene, deve essere fatto così. Sì. Noi da qua, Simone, lo vediamo subito. Pa, 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 come una si coordina e anche la leggerezza con cui fate le cose. Complimenti. E poi sempre col sorriso. Sì. Comunque, per farlo trasmettere anche a casa, non è che deve essere piccante. Come si dice a me, porta via la bocca, quello originale. Cioè, è veramente piccantissimo quelli originali. Quasi troppo, a volte. Però, è quello, è. Ci vuole. E bisognerebbe mangiarlo così. Sì. Giusto? Io non... ho proprio un problema di incremento di salivazione. Ho lasciato quello. Sì, ma è maleducazione e lo faccio dopo in pubblicità. Vabbè. Ma prima sentiamo Xaba. Porta via la bocca. Perché è caldo, caldo, piccante. Cucinato bene, sapori amalgamati molto bene. Devo dire, ottima esecuzione, brava, nei tempi, precisa, molto brava. Grazie. Con la testa sto pescando in Sud America e quando torno dalla barca, che fai sempre fame, mi mangio o un burrito o un taco. Questo è il taco di Ludovica, fatto con il tacchino, i fagioli cannellini, sia in crema che non. C'è una bella dose di pancetta a dadini e la cebolla. E il coriandolo, che io chiedo possibilmente di non inserirlo nel mio piatto, perché non è l'unico ingrediente che non mi fa impazzire. Sì. Mi gusta? Buona idea mettere un po' di pancetta che comunque dà un po' di grasso al tacchino. Il piccante però non lo sento. Dove proprio. L'hai messo? Che peperoncino hai usato? È il Nagamoric Lemon. Guarda, qui c'è, però sono dei pezzi grossi. Vabbè, in teoria dovrebbe no, avere il piccante. No, ho messo anche i semini. Ah, sì? Semini non si mettono, quello no. Di solito viene molto, molto piccante, anche troppo. Dovrei, cioè, devo anzi, diminuire. A me è piaciuto tanto. Come direbbero loro, è un piatto giovane, mi capisci? È giovane. Non è straunto, è cucinato molto bene. Grazie. Quando si usa il taco shell pronto, come questi,
di solito sarebbe meglio metterci un qualcosa sotto, che sia insalata, che sia un julienne di verdure, in modo da tenere sollevata un po' la parte unta, così non ti si bagna troppo, perché anche questo va mangiato con le mani e è un, il col taco shell di macchiate, sicuro è il suo bello, però almeno sia croccante. Corto. Il mio una nota piccante l'aveva, magari io ho preso un pezzo. Lo trovo un pochino non amalgamato alla perfezione, però l'idea del tacchino mi piace. E direi che perfezionando un po' il modo in cui si serve la dose di grasso può diventare un piatto eccellente, una bellissima variante rispetto al manzo. Voti col celeste Carla. Chili con carne era il tema. Lui dice in 10 minuti? Sì. Non finito, non magari perfetto, ma l'hanno fatto bene, spaccando il secondo. Questa è la versione invece della nipotina, la nostra Ludovica, che l'ha fatto col tacchino e l'ha servito in un taco. E sono piatti giovani, sono piatti poveri di costo e sono piatti ricchi di sapore e anche di punti. 13 a 10 per Zia Carla, la streghetta. Si è portata momentaneamente in vantaggio, forse anche un po' di esperienza. Dopo sceglierai tu. Okay. E mai come oggi mi fiondo su quei piatti. Pubblicità. Si accende la luce, si torna in studio. Zia contro nipote, 13 a 10. Strega contro farmacista. Strega, sì. Poi racconteremo, ma anche quel liquore lì si chiama così perché è fatto lì? Sì. Non lo sapevo. Detto questo, sceglierai tra mascarpone o primo sale. Uno cremoso grasso, l'altro gommoso magro. Cremoso grasso, il mascarpone è il prodotto base per una prova di creatività. Abbiamo detto bello grasso e soprattutto versatile, perché si può fare dolce, salato, si può usare per fare le salse, per mantecare una pasta, per fare una farcia. Fateci quello che vi pare, fatelo buono, 45 secondi per teccarla, dispensa, daglia. Dai che recuperiamo, Ludo, 3 punti sono niente, 3 punti ho detto, vero? Sì. Eccola la pasta, spaghetto, zucchina romanesca, filettino d'alicetta, per ora siamo molto romani. Vai Ludo, entra, zafferano, burro e pane fresco grattugiato. Di qua mi sa che andiamo sul dolce, perché sì, perché c'è frutti rossi vari, sembra miele, sì. Sembra latte. Questo cos'è? Rum, burro, succo, limone, sì. Non lo so. Tu. Non so quello che fa, ma il polvere sembra lievito. Lievito, bicarbonato, cannella. Ah, stop al tempo. Cannella? Sì. Brava, ci piace. Creatività applicata al mascarpone, 12 minuti per voi, via! Allora, adesso ho un po' più di tempo anche per conoscere zia e nipote. Prima di iniziare la puntata... Si è dimenticata le uova? Sì, prova a fare una magia, una stregoneria, vediamo se appaiono... Prendi le uova, hai suonato, prendi pure le uova. Grazie. Allora, raccontami. Quello che voglio cucinare. Allora, vorrei tagliare le zucchine con questo attrezzetto che ho trovato qui. E questo attrezzetto che hai trovato qui a Roma viene utilizzato per farci le puntarelle. Però vengono bene anche le zucchine a forma di spaghetti. Assolutamente sì. Spaghettino? Spaghettino con mascarpone e anche un po' di alicette con la molliga di pane ripassata. Ripassata e, dove? In una padella insieme alle alicette. Vai, padella e le alicette. Sì. Ora, tosti il pane, tagli le zucchine e mentre queste si tostano, così questo è già pronto. Frittura sarà velocissima. Non lo sento più se sei andato a prendere le uova al campanello. No. Cosa hai perso? Cosa hai fatto? No, mi servirebbe una mano in realtà. Sì? Sì. A fare che cosa? A girare questo qui, a farlo, prendere una crema, anche con le fruste elettriche.
È cos'è? Burro, uovo e un pizzico di sale. E lo frusti qui dentro? Non ho un'altra ciotola grande. No? No. No. Ha ragione che non ce l'ha. Ha proprio ragione che non ce l'ha. Adesso arriva una ciotola grande. La rubiamo alla zia. Sì. Dopo la faccio... Ce l'hai una pozione... Una pozione magica, poi ti spiego a cosa mi serve la pozione magica, a me per fare la magia. Allora, guarda, partiamo così, Baru, gli volevi chiedere una cosa, vero? Sì, sei fidanzata? No, perché potrei smettere se no. Sei fidanzata, Ludo? Sì, ma una cosa un po', diciamo, non complicata, ma un po' particolare, perché il mio ragazzo vive in Florida. Beh. Sei gelosa? No. No, meno male. Vive in Florida dove? A Miami? Jacksonville. Ah, Jacksonville. Vicino. Ti chiedo... È americano, scusa. È americano? No, è italiano, ci siamo conosciuti qui. Mi spieghi perché hai messo il burro a pezzetto dentro così? Perché... Curiosità mia, tanto si spaccherà comunque. Intanto, cosa fai? Ha troppo tempo, insomma. Cosa fai? Intanto spostiamo gli ingredienti da qua. Pancakes dedicati a lui. Con una crema al mascarpone, aromatizzato a rum e cannella. Ma devo montarle praticamente? Cioè, io no, non... basta così, basta così. Ok. Allora, stavo provando a dire inizialmente alla puntata e anche adesso... Che di solito quando ci sono le sfide in famiglia, io infatti ho iniziato la puntata di oggi dicendo c'è una scommessa in atto. Sì, me la raccontate che non lo so? Sì. Mia nipote le piace moltissimo viaggiare, ma raramente le piace viaggiare con i parenti, ma solo con gli amici. E allora se vinco io viene in vacanza con la zia e non con gli amici. Ma questa è una minaccia, non è una scommessa. Dove andate in vacanza? In Florida? Mi piacerebbe, ma è un po' complicato per la zia. Però vediamo, insomma, quindi vedremo. Ma se invece dovessi recuperare e sorpassarti e vincere la Ludo, dove se ne va in vacanza con i suoi amici? Allora, ho organizzato un viaggio a Sofia perché non ho mai visto un quell'est dell'Europa. Così. E poi dovrei andare in Florida ad aprile. Da sola, senza zia, capito, zia? Prendi la scopa e vola dove vuoi, ma lasciala andare in Florida a trovare il suo bello. E porca miseria, quanti anni hai, posso chiedertelo, sei giovanissimo? 21. E allora, dai, sì, sì, dai. No, lì ci va da sola. Io devo ancora pensare a una ricettina col mascarpone che mi sa che ha pioppo a Xaba oggi, perché, Va bene, te la dolce, pioppo? Va bene, pensaci. Sì. Mascarpone mio. Mascarpone. Partiamo da quello. Sei mai stato in Florida? Impurezza. Sì, ci sono stato, certo, in Florida. Questo sì, te l'ho chiesto, certo. Mascarpone. No, è mascarpone e uovo. Quindi tiramisù. Non fresco, non leggero, pesante, per favore. Va bene. Sono d'accordo. Fra. Mascarpone. Sì. No. È bianco. Buono. Io lo uso molto poco perché naturalmente lo identifico un po' con la panna, invece è un'altra cosa, a livello calorico, e dunque lo uso poco. È una bella bomba, È una bella bomba. La volta, a me non piacciono le variazioni infinite di tiramisù che adesso fanno, ma il classico tiramisù, se è fatto bene, allora, è però molto devo buono. Essere onesto, anch'io sono sempre per la tradizione prima dell'innovazione, anche se poi faccio quello di lavoro. Parlo di come mi piace mangiare a me e come piace le cose. Il problema è che il tiramisù versione originale è un dolce tecnicamente sbagliato, se vogliamo, perché ti mangi l'uovo crudo. Ok? E poi di solito si fa con l'albume montato per dargli volume, poi è stato trasformato in panna messa dentro per dargli volume. Però se metti la panna dai un'altra bomba di grassi, se usi l'albume e se usi anche il tuorlo che rimangono crudi, si sente l'uovo crudo, e se sbagliate qualcosa o se lo fate in periodo estivo e prende un po' di caldo, rischiate un po'. Quindi o utilizzate tuorli e albumi che adesso si trovano anche al supermercato in banco frigo, in brick, e sono pastorizzati. Gli albumi? Si trovano anche tuorli pastorizzati, ci sono anche i recipienti insieme, sì. Altrimenti vi consiglio di sbattere i tuorli a bagnomaria e fare uno zabaione con un po' di zucchero in modo da pastorizzarli e... sui bianchi si trovano più facilmente adesso quelli pastorizzati. Scusami Simone, è la mia ignoranza, ma lo zabaglione prevede il mascarpone? No, fai uno zabaglione montato che sarebbero i tuorli
pastorizzati con un po' di zucchero, spumosi. Se suoni ancora, guarda. Solo una domanda. Sì. Con cosa lo posso girare? Sì, Saba, vai, quello che vuoi. Molto tonde. Che hai fatto? Per girarli, sono tutte cose molto tonde. Pasta frolla al cacao. Mascarpone. Allora, facciamo delle crostatine al cacao amaro con una semplicissima crema di mascarpone e sopra le pere cotte nel vino o, se preferite, con la scorza di agrumi. Due preparazioni, velocissime. Allora, per la pasta frolla, per farne 12, prendete 380 g di farina bianca e 60 g di cacao amaro e li setacciate insieme. Li mettete in una ciotola, aggiungete 140 g di zucchero, poi aggiungete un uovo intero e un tuorlo e poi 250 g di burro e un pizzico di sale. Mescolate velocemente con la vostra mano destra, con i polpastrelli, tutta la crema, tutta l'impasto, oppure utilizzate, se volete, una planetaria con il gancio. Una volta che avete creato una palla, la mettete in frigorifero per circa mezz'ora 45 minuti prima di lavorarla. Nel frattempo vi preparate le pere, basta sbucciarle, tagliarle a fette, diciamo spesse circa un paio di centimetri, metterle un paio di pere, circa grandi o tre piccole, in una pentola abbastanza grande con un pochettino di vino bianco, un pochettino di zucchero, diciamo vino bianco fino appena a metà della loro altezza, acqua per coprirle e 3-4 cucchiai di zucchero, preferibilmente di canna. Queste le fate andare a fuoco molto basso finché saranno tenere ma non sfatte, circa 10-15 minuti, dipende dalla pera che scegliete. Per cuocere la frolla la stendete con il mattarello e nel frattempo accendete il forno a 180 gradi. Una volta che l'avete stesa, circa 4-5 mm di spessore, foderate gli stampini e li bucate con la forchetta. Dopodiché li mettete nel freezer, se sono piccoli, circa 7-8 cm di diametro, non serve fare la cottura cieca, però congelateli per 3 minuti. Poi li passate nel forno, li cuocete per 15-18 minuti, fino a che saranno secchi, li fate uscire dal forno e li lasciate raffreddare. Prendete il mascarpone, ve ne servirà circa 400 g, lo mescolate per semplicemente amalgamarlo, non mettete zucchero perché è già abbastanza dolce la pera, utilizzate il mascarpone nella vostra tartelletta e subito prima di servire coprite con le pere tiepide. Semplicissimo. Sono cercato uno spaghetto che adesso si fa. Va benissimo, va benissimo, va benissimo. Zucchina croccante, stop al tempo. Dai, facciamo finire di impiattare la zia perché ti ho aiutato un pochino prima. Grazie Xaba, non ho sentito assolutamente che ricetta hai dato perché ero qui a aiutare un po' a girare i pancake e Carla a girare bene con un forchettone perché ancora sta forchetta la sopportavo più. Mi dai il piatto? Sì, spero sia cotto. Pancake con una mousse al mascarpone, frutti rossi. Te ne stai approfittando. Fatto, giuro. Te ne stai veramente approfittando. Perché lo copri? Hai detto prima che si scioglie, l'hai messo a fianco. Da un pochino per guarnire. Oh! Metti le mani così. Nome del piatto, Carla? Spaghetti bianchi, verdi, gialli. Bianco, verde, giallo. È un buon piatto. Ah. È un buon piatto. Il mascarpone, però... Si sente poco. Sì, si sente poco. Potrebbe essere stato della panna o qualsiasi altra cosa, non è che esce fuori. Siccome la prova era del mascarpone, di creatività. Ma non è che ti è rimasto tutto sciolto nella bacinella? Il mascarpone? Perché ce n'ha messo una bella quantità, mi pareva. Sì, ne ma messo non tanto. Lo vedo dentro. Però forse ancora un po' di più, effettivamente. No, comunque, un po' ci sarà perché... No, c'è, è che non esce fuori come dovrebbe, magari. Lui è neutro. Nonostante la tua simpatia, è un piatto
non giustifica le calorie che evidentemente contiene. Anche perché probabilmente non ne contiene tante perché non ce n'è finito tanto dentro. Questo però io... c'è la zucchina fritta, mascarpone fritto, mascarpone grasso. Il pane fritto. Esatto. Cioè ci doveva essere un po' più di spinta. Un po' più di sapore. Un pochino più di sapore e un po' più di mascarpone. Forse, come dice Simone, è rimasto là dentro, non lo so, però... Poi la briciola, non, cioè, dovrebbe essere salina per l'acciughetta, ma sembra che non ci sia sapidità. Però insomma c'è solo un modo per poter chiacchierare anch'io. Assaggio. No, è piatto. Io credo che una strega della concorrenza ha tolto il mascarpone dal piatto. La pasta è cotta bene, l'idea è molto carina, però non c'è abbastanza mascarpone e è anche leggermente insipido, quindi direi che da un punto di vista di creatività purtroppo non tanto. Però l'idea è molto buona. Ovviamente il mascarpone e tutte le sostanze tendenzialmente molto grasse tendono anche a avvolgervi il palato e quindi spingete anche un pochino di più. Questo è un pancake allo zafferano? No, è un pancake che non si è bollato, o sbaglio. Ma l'uovo così tanto, aveva fatto una bella pasta d'uovo, non lo so. No, sono due, ma si vede che erano molto rossi, di solito vengono molto più chiari. Infatti me lo sono chiesto anch'io. No, ma non è il colore, perché possono essere delle uova a pasta gialla, magari che ha preso lì, il sapore è lo stesso. È proprio, sai, il pancake deve essere bello bollato, deve... avere anche una sorta di non crosta perché non diventa dura, ma di colorazione esterna, e quello è stato un problema di temperature probabilmente. Io non amo i liquori nei dolci. Beh, no, oddio, a volte sì. Ce n'è troppo qui dentro, sento solo il rum e non sento il mascarpone. Oddio, il mascarpone è piuttosto neutro, quindi dire che venga fuori il sapore del mascarpone però, non è facile. La cremosità ti dovrebbe avvolgere la bocca. Più che altro il mascarpone, essendo così grasso, tiene insieme l'aria, se volete, quindi in teoria andrebbe un po' montato, un po', soprattutto nei dolci. Dato volume e aria dentro. Differentemente da loro, io non amo i pancake più di tanto, proprio. Questo però mi sembra abbastanza cotto. La salsa a me non dispiace e la sento anche leggera, la trovo gradevole un po' di liquore nella salsa, quindi non lo trovo male. Non è cotto. È stata brava a preparare i pancake in 12 minuti, quello sì. Però l'abbiamo vista anche fatti bene a cuochi in fiamme, questi sono rimasti un po' lì. Però è giovane. È giovane. Di solito vengono meglio, giuro. Sì, sono d'accordo con Baru che il rum è troppo per l'impasto dei pancake. L'abbinamento è buono, il pancake magari è un po' alto, non tanto cotto, bisogna lavorare sull'esecuzione, l'idea è molto carina, devo dire creativa non tanto, perché mascarpone sul pancake non è tanto creativo, però sicuramente è una buona ricetta che se la affini meglio può darti soddisfazione. Ricordatevi che avete in mano la responsabilità di far viaggiare questa santa ragazza con la zia dove vuoi la zia con la scopa, va bene? Votateli! Lo spaghetto insipidissimo di Carla! È veramente difficile questa prova, eh? Dico solo questo. Mascarpone, zucchine fritte e pane ripassato con la licetta, per poi andare a votare con il giallo invece... il piatto della nipotina, la Ludo, che ha fatto un pancake un po' USA style dedicato al fidanzo. Siamo andati malino, 8-6, ma stavolta per la Ludo! Un punto avanti. T'ho dato una salvata che è venuta apposta. Ok, io mangio i mirtilli,
puliamo le cucine. Oddio. Voi fatemi una piccola pausa, ma rimettetevi seduti sul divano, perché tra poco vediamo chi va in vacanza e con chi. Pubblicità. Eccoci, tornati in studio fra zia e nipote. Abbiamo recuperato Ludo, eh? 19-18, conduce sempre un punticino zia Carla Strega. Vieni pure di qua, vola di qua con la... No, lei non ce l'ha la scopa. Allora, è una decorazione barra finitura barra parte croccante che io utilizzo al mio food loft. Come, sai che noi facciamo un po' sperimentazione, robe varie, io vorrei fare qualcosa che sia trasparente, bollato, croccante, rimanga croccante anche per un giorno o due, perché noi facciamo catering, quindi automaticamente cerchiamo di preparare delle cose che abbiano anche una tenuta, non soltanto utilizzarle al momento, e questo è un valore grandissimo quando si parla di cibo e di organizzazione in cucina. E lo volevamo fare con la tapioca. La che, Fra? La che? La tapioca, queste palline, perché si trova pronta così in palline, è in realtà un po' il pane del Brasile, il pane del Sud America, che da noi arriva in palline così, ok? Queste palline vengono cotte per 40 minuti in acqua e diventano molto gelatinose. Guardate qua. Vedete? Sembra una pappetta trasparente, ok? Per questa preparazione le faccio così. Poi prendo un pochino di acqua e zafferano, in questo caso zafferano in bustina, non mi interessa la qualità perché poi andrò a stressarlo, e la verso all'interno e faccio praticamente diventare giallo o nero con l'ero di seppia o verde con una clorofilla o come vi pare, basta che siano ingredienti naturali. Poi prendo questo popò di guazzetto di palline gonfiate, trasparenti e gelatinose e lo metto in una teglia da forno, lo verso in teglia e lo inforno sulla carta forno con il forno che mi serve per asciugarlo, quindi gli tolgo totalmente l'acqua e mi rimane la fibra della tapioca stracotta colorata con l'ingrediente che voglio, e ci vuole un po', lo so, ci vuole un po' a farle. A questo punto io avrò delle palline che contengono un pochino di umidità all'interno che vorrà uscire, ma fuori è asciutta la cialda, quindi automaticamente se io poi prendo queste cialdine così già croccanti ma dure e le vado a tuffare in un olio caldo, voglio far uscire l'aria, la poca umidità che ho lasciato all'interno, e farla diventare ancora più croccante e ancora più soffiata, ancora più bollata. Ok, l'olio sta salendo di temperatura, iniziamo. Butto dentro e faccio bollare, ok? Uscirà quella poca, dicevo, umidità che ci rimane all'interno, si bollano un pochino, diventano ancora più croccanti e diventano simpaticissime per finire i piatti. Vedete? Si sta soffiando tutta, si sta bollando tutta, l'ammergo nell'olio in modo che possa venire perfetta, e butto dentro anche le altre. A questo punto, quando smette di fare le bollicine, si è tutta bella incriccata, tutta bella arricciata su se stessa, la tolgo e l'asciugo bene, quindi la faccio scolare, a volte uso la doppia scolatura così, e la faccio asciugare sulla carta. Quelle nere ovviamente vengono bollate anche di bianco perché si tosta e prende e cambia il colore, e queste qui sono stupende, tipo chips da mangiare semplicemente salate, ma per finitura di piatti, dicevo, come base per alcuni finger food che hanno bisogno di croccantezza ma di qualcosa di neutro sotto, che faccia crunch, che sia scenografico, ma soprattutto che rimanga croccante anche quando ci mettete un qualcosa di cremoso o spumoso, dicevo, come una mousse sopra. Quindi si girano in modo che cali bene l'olio sotto. Guardate qua, diventano leggerissime, soffiate, effetto marmorizzato, molto divertenti. E queste qui, pensate, le rotte sopra al tuo spaghetto, alle zucchine di prima, avrebbero dato una bella botta di colore, ok? Soprattutto nero e giallo, poi sta molto bene. Ve le metto qua e voi dovete usare queste per trasformare il vostro piatto, con tanti ingredienti colorati che arriveranno adesso, in un qualcosa di bello da vedere. Postazioni! Quindi, sono delle sfoglie soffiate di tapioca, un po' strano oggi, l'ingrediente base per la prova di presentazione. Un punticino di differenza, un sacco di ingredienti colorati, sia creme verde rossa, sia frutta e verdura, un po' di effetto terra, ormai ve la do spesso che questo funziona bene, germogli vari, fiocchi di latte, affettato di pesce, le cialdine che avete davanti, divertitevi, 3 minuti, fatelo bello, fatelo pulito, adesso Xaba vi dirà delle cose, ascoltatele, via!
Lavate bene il piatto per proporzione e per colore. E ricordatevi che diciamo sempre che less is more, quindi in base anche alla dimensione del vostro piatto cercate di non sovraffollarlo perché difficilmente sarà bello. Dimmi un personaggio famoso per cui vorresti cucinare e cosa gli cucineresti? Chris Martin, il cantante dei Coldplay. Qualcosa di afrodisiaco sicuramente. Sei una peperina, perché sai che questa trasmissione non arriva in Florida, ma se da Jacksonville prendesse un portatile e dovesse per caso andare su www.qualchefiamme.la7.it ti sgama. Fai precisione, sii precisa. Sì. Invece un personaggio famoso che ti piace? Veramente a me piacerebbe fare qualcosa a Sandro Pertini, perché era un personaggio secondo me molto importante per noi e mi piacerebbe cucinargli un buon piatto di cose buone e genuine, perché lui era una persona così. Ecco, occhio allo sbriciolamento sul piatto. Ma tipo dimmi un piatto che gli faresti, che avresti fatto. Forse fatto meglio lo spaghettino che avevo fatto prima. Ecco, lascia perdere, fanno un altro. Lascia pa. Mi dici qual è un qualcosa di croccante, sono un po' ampia la domanda, con cui smorzare qualcosa di cremoso, tipo un pane carasau, un guttiao, le chips di patate, qual è la cosa che ti piace di più, croccante e sottile così? Beh, sai che mi piacciono molto le patate dolci? Essiccate però. Americana? Sì. Pasta arancione. Sì. Facciamo anche quelle. Basta affettarle, potete prefriggere e poi asciugarle in forno, diventano chips croccantissime. Buone, sì, facciamo anche quelle. Con delle creme, con formaggi cremosi, poi ci sta bene. A me piace il wafer. Il wafer. Sai il wafer? Il wafer, sì, quel biscottino. Wafferro. Ragazzi, si dice waffle o wafer? Con la L, oh. Il wafer è a Roma. Voglio fare un wafer. Guarda, c'è il mio miglior amico che per anni ha detto mi rolla, invece che mi dolla. E io dicevo, mi dolla lui, mi rolla. Ma tu sai, conosci Simona quei biscotti, Simone, perché a quest'ora pure Simona lo chiamo, no? Dimmi, scusa, Stella. Quei biscotti, caro, con dentro le creme, sì, che fai trunk. Waffle. Bene. Io più banale. Ah, bianchi o neri? Nocciola o neri? Nocciola o neri. No, io croccante, crostini di pane, di segale, fritti, con un po' di peperoncino e la crema di verdura. Che è successo? Hanno finito. Beh, che noi ci perdiamo un chiacchiere, era finito il tempo, visto? Sul waffle. Sono caduta sul waffle. Poi con la mia sicumera. Ho una paura che cada. Bello, eh? Mazza, che brave. Io vi ho detto prima una cosa, mentre ve la mettevo sul piatto, vi ho detto, guardate come sta bene l'alternanza del giallo e nero. È vero. Va bene. No. Nome del piatto? Non saprei. Ecco, brava, stregoneria. Il pubblico ha detto la stessa cosa. Io invece lo chiamo Pangea. Perché bella questa, bro. Bella questa. Grazie. Pangea era difficile. Pangea. Molto bello. Brava. È un piatto tettonico. Senti Simone, e chiederete del successo mio a semplicità. Allora, a me sembra un paesaggio fra il lunare e il marino. Se quando fai un po' di immersioni è bello, non amo il lilla nei piatti per niente, però c'è molta creatività e non è male. Grazie. Dopo waffle. Sono soddisfatto, quella nera mi piace tanto. Sì, quella nera piace tanto anche a me. Direi che hai rispettato sia la geometria che la distribuzione dei vuoti e dei piedi nel piatto. Questo mi piace molto. Se andate in verticale, forse non avrei messo il peperone così col verde, però solo un dettaglio che a me non piace, il resto è molto carino. Stavolta la cialda così croccante e leggerissima dava voglia, predisponeva all'alternanza in verticale, che piace tanto a Barù. L'ha fatto in maniera microscopica la nostra Ludo per accompagnare un affettato di pesce. L'idea è bella, però la cialda che è così voluminosa e insomma c'ha un bel colore, una bel texture, come si dice in italiano? Consistenza. Consistenza.
La dovresti fare più partecipe in questo piatto, magari. L'avete mandata nel pallone voi, con tutta questa storia, la Florida, bla bla. Perché lei ci avrebbe più fantasia, secondo me. In effetti, bianco su bianco, anche se poi è sviluppata un po' in verticale, non è male. Però, secondo me, con la tua testa, con la tua fantasia e anche con la tua voglia, si può fare di più. Secondo me, se quella è Pangea, questa è Atlantide, perché ha fatto comunque, c'è il mare con le sue onde. Ma quella è andata sott'acqua poi. Sì, beh, infatti. E poi c'è l'ultima colonna che sta un po' andando giù, però... Guarda, l'idea è graziosa, solo avresti dovuto equilibrare meglio le proporzioni. Un po' più piccolo questo, magari una fetta di meno, un po' più grande questo, sia più largo che un po' più alto. Allora sarebbe stato molto più gradevole. Curiosità, acqua che fiamme. Che sia waffle o che sia waffle, non te la faccio più questa. Me la merito. Io non so dire aglio. Votatele. Attenzione, chi andrà in vacanza con chi? Vi ricordo la sfida... Tra Carla e Ludovica c'è una minaccia velata, perché ovviamente la zia vorrebbe tanto andare in vacanza con la nipotina. Lo so. Non sarà così male poi, dai. E infatti, dipende dove la porta. Però piace. Dipende anche dove ti porta il cuore. Ma l'esperienza in cucina è un grande valore aggiunto. 12 a 9 per la strega Carla, la zia porta a casa. Uè, zia! A Milano, uè, zia! Si porta a casa un kit con tutte le padelle di Quattro Fiamme. Dove la porti? Decidiamo insieme, almeno le faccio decidere insieme. Dai, dai, che è bello. Ma fidati che qua di solito scommettiamo lavaggi di pentole, dog sitter, servizi a domicilio per anni interi. L'ho viste di far scommesse e l'ho viste perdere di peggio che andare in vacanza con la zia. Bello, abbiamo parlato di streghe, ma qua di alchimia noi... Ne parleremo soltanto con i prodotti alimentari, li trasformiamo in piatti finiti così che voi a casa possiate andare sul sicuro. E non volano piatti qua, non si butta la materia prima, si sta tranquilli, ci si fanno due risate e si mangiano i waffle. Ci vediamo domani sulla 7, meno male non mi ha sentito. Bene, scatomai. Grazie, molto divertente. Molto bravo, molto bravissimo.